When I resigned my Secretary of Labor, quando lasciai l'incarico di ministro del lavoro negli Stati Uniti nel 96, avevo due figli adolescenti. Non volevo passare i restanti quattro anni di Bill Clinton nel governo, perché il governo occupava tutto il mio tempo, 12, 14, 18 ore al giorno. Dei miei figli non seguivo niente, lasciavo tutto a mia moglie. Per me avere figli piccoli o adolescenti comporta certe responsabilità. Ero ministro del lavoro, era il miglior lavoro che avessi avuto nella mia vita, ma la mia è anche la miglior famiglia che avrei mai potuto avere. Visto che era impossibile cambiare la situazione, lasciai il governo. Ora i miei figli sono cresciuti. E se ci sarà un'altra possibilità di servire nella pubblica amministrazione, certamente la accetterò. Ma i miei valori sono questi. Fecero scalpore le dimissioni di Robert Reich dal governo di Bill Clinton. I suoi motivi di famiglia mettevano ancora più in luce la sensibilità umana che aveva mostrato da ministro del lavoro e i temi della compatibilità tra lavoro e vita privata che i nuovi processi produttivi mettevano in crisi. L'infelicità del successo nasceva dalla sintesi degli studi d'economia e dalla sua esperienza di vita pubblica e privata. Il valore della nostra vita non si identifica con il nostro patrimonio. La società civile è una cosa diversa dal prodotto interno lordo. Possiamo, se vogliamo, optare per una vita più piena ed equilibrata, così come più equilibrata può essere la società in cui viviamo. La domanda è, lo vogliamo? Noi possiamo organizzare il mercato nel modo che scegliamo. Questa è una scelta sociale. Che ruolo dare alla sicurezza, all'età minima, al lavoro minorile? Non è l'economia che ci impone necessariamente un sistema di vita. Non siamo servi dell'economia. È l'economia che dovrebbe servirci. Potremmo definire Milton Friedman un fondamentalista del mercato. Per lui e i suoi seguaci, il libero mercato possiede la stessa qualità intossicante che ha la religione per i cristiani rinati. I fatti non sono particolarmente rilevanti e, al pari degli integralismi religiosi, il fondamentalismo del mercato offre la promessa della redenzione a coloro che accolgono il suo Vangelo. I cittadini devono capire che hanno questo potere. Se le industrie inquinano l'aria, abbiamo il potere di fare leggi che fermino l'inquinamento ambientale. Se le industrie mettono a repentaglio le vite dei lavoratori, i cittadini hanno il potere di fare leggi che provvedano a salvaguardare i posti di lavoro. Se uomo e donna, per esigenze economiche, vogliono lavorare entrambi perché i guadagni sono troppo bassi, i cittadini hanno il potere di creare leggi e regole che rendono più semplice per gli impiegati avere del tempo per la famiglia ed equilibrare lavoro e famiglia. Non voglio semplificare, ma la questione è che il potere spetta ai normali cittadini. Quanto incide oggi in America questa economia di guerra con le sue priorità così diverse dal solito? Con la caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo sovietico, gli americani hanno cominciato a confrontarsi con una nuova era. Non dovevamo più preoccuparci di mantenere un enorme complesso industriale militare e potevamo tornare alle priorità interne. L'educazione, la sanità, l'ampliamento e il miglioramento delle opportunità della gente. Ma non è stato così. L'11 settembre 2001, le orribili conseguenze di quel singolo giorno ci hanno riportato indietro, sul piede di guerra. Il complesso industriale militare è più grande di quanto sia mai stato, più di quando combattevamo il comunismo sovietico. Personalmente, credo che per combattere il terrorismo globale dobbiamo puntare non solo sulla potenza militare, ma anche su un'autorità morale degli Stati Uniti, sulla diplomazia, sui nostri amici e alleati in tutto il mondo. È davvero pericoloso se nel resto del mondo veniamo considerati come i bulli mondiali, se contiamo sull'aiuto del resto del mondo per combattere questa sfida difficile. Sono un democratico, sto lavorando a fondo per riportare i democratici alla Casa Bianca.
e ancora alla maggioranza del Congresso. La nostra vera ricchezza dipende da quello che costruiamo insieme. Questo è un principio fondamentale del progressismo americano da più di un secolo. Nell'America del XXI secolo il vero benessere è quello condiviso. Ecco perché ci stiamo rapidamente impoverendo. Ed ecco perché i radical conservatori si sbagliano e il loro pensiero risulta pericolosamente obsoleto. I conservatori sembrano credere che la solidarietà sociale non sia importante, ma invece lo è. Quando una società affronta delle difficoltà, come quelle rappresentate dal terrorismo, o di un'economia che non va bene, o qualsiasi altro problema, le persone devono lavorare insieme. Noi non siamo solo individui. Non siamo arrivati dove siamo solo perché siamo individui. È la stessa cosa per le nazioni. Anche le nazioni devono lavorare insieme. Cooperazione, collaborazione, solidarietà, mutua comprensione, negoziati. Tutto questo è importantissimo. E tutto questo i radical conservatori sembrano ignorarlo. Il Vietnam e gli anni 60 sono argomenti estremamente vivi anche in questa campagna elettorale e dividono i due schieramenti. Perché? First of all, you must understand that Vietnam caused a deep wound in America. Per prima cosa, bisogna capire che le ferite del Vietnam nella nostra società non sono ancora del tutto guarite. È ancora una questione che divide. Ci sono ancora americani che si chiedono se sia giusto che l'America fosse lì e che abbiamo perso la guerra. La maggioranza pensa che non fosse giusto stare lì e che avremmo dovuto andarcene prima. Ma abbiamo perso tante vite che davvero la questione divide ancora. Inoltre, i candidati alla presidenza hanno avuto i loro anni di formazione quando hanno appreso la politica, quando hanno appreso la moralità, quando si è formato il loro carattere da giovani durante la guerra del Vietnam. In quegli anni hanno mostrato volti differenti, hanno svolto ruoli diversi rispetto alla guerra del Vietnam. Così gli americani che devono decidere sul loro presidente devono guardare a come si è formato il suo carattere e i comportamenti diversi che hanno tenuto negli anni passati. George Bush e John Kerry hanno storie molto diverse. Terzo, la politica estera americana si basa sempre su una delle due metafore più potenti. Una è quella della Germania nazista e l'importanza di non accettarla, ma di combatterla. L'altra è la metafora del Vietnam e l'importanza di capire che la guerra civile è diversa e va trattata in modo diverso da un possibile conflitto internazionale. An international conflict that must be addressed. So naturally, Così, quando abbiamo a che fare con il terrorismo in Iraq, abbiamo una metafora mondiale. Siamo di fronte a una Germania nazista, e all'amministrazione Bush piacerebbe che noi la pensassimo così, o siamo davanti a un pantano come in Vietnam, in cui l'Iraq ha solo una remota connessione con il terrorismo, proprio come il Vietnam non aveva quasi collegamento con il comunismo sovietico. Il nostro dibattito pubblico è diventato sempre più unilaterale e sgradevole. Le nostre campagne elettorali gonfie di soldi, il nostro governo, inclusa addirittura la magistratura, spiccatamente fazioso. A partire dall'inizio del XXI secolo la concezione della politica di Newt Gingrich come una guerra che deve essere combattuta con il dispiego di mezzi e il tempo e le crudeltà che sono proprie delle guerre civili si è tramutata in una triste realtà. Sta mettendo gli americani l'uno contro l'altro e contro gran parte del resto del mondo e sta minando la nostra democrazia. Time and again in American history, Ancora una volta nella storia americana gli eccessi del capitalismo e del militarismo sono sfuggiti un po' al controllo, ma l'America fin qui ha saputo rimetterli in riga. Alla fine del XIX secolo, ad esempio, le forze monopolistiche sfuggirono al controllo. L'America diventò preda dei monopoli, i ricchi diventarono eccessivamente ricchi a spese di molta gente.
L'America rispose e fece leggi antitrust, introdusse la progressività fiscale. Molte leggi furono create per proteggere la gente dall'insicurezza, dalla pericolosità dei posti di lavoro e dai prodotti nocivi, e così via. È stata considerata un'era di progresso nella politica americana ed ha occupato la prima decade del XX secolo. Un altro esempio possono essere gli eccessi della fine degli anni venti, quando i ricchi divennero più ricchi e ci furono molte frodi in borsa. E nel 1929 ci fu il grande crack. Altre nazioni adottarono una politica molto estrema, mentre negli Stati Uniti noi riformammo il sistema. Franklin Delano Roosevelt adottò il New Deal. Noi liberal non abbiamo cambiato la politica radicale che riformava alla base quello che andava cambiato. E sono assolutamente certo che l'America, se anche non avrà John Kerry come presidente, in pochi anni ancora una volta dovrà riformare se stessa. L'economia ricomincerà a funzionare per più gente, invece di essere un'economia buona per un numero davvero piccolo di persone. E l'eccessivo militarismo dell'America si placherà. Sceglieremo una politica estera ancora una volta con un atteggiamento più internazionale, una maggior comprensione. E imposteremo la difesa non su un sistema militaristico, ma sulla diplomazia, sulla lotta alla povertà nel mondo e sulla comprensione profonda della vera natura della minaccia. And a deeper understanding of the true nature of the threat.